Oggi siamo qui a mostrare la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a questa zona, la 167, che in più di un'occasione è stata coinvolta in atti vandalici. Tutti noi sappiamo a cosa ci stiamo riferendo, ovvero all'incendio di automobili. Le motivazioni che ci hanno spinto oggi ad essere qui, oltre a mostrare la nostra solidarietà agli abitanti di questa zona, è la sottoscrizione di una petizione con la quale si chiede un tavolo tecnico permanente con amministrazione, forze dell'ordine e magistratura, in continuità con quello che comunque già si sta facendo, ma comunque per sollecitare maggiore impegno, maggiore spiegamento di forze e quant'altro. Salve, siamo qui per questa raccolta firme molto importante, la tematica meno male la conosciamo ormai un po' tutti, noi puntiamo molto su queste firme che si raccoglieranno sia qui sia per chiunque sia a caso, comunque sia lontano. C'è anche una petizione online, basta andare su internet, si scaricano i moduli, si compilano e quindi avranno lo stesso valore, la stessa valenza delle firme raccolte qui questa mattina. C'è già tanta gente, siamo contenti, ne aspettiamo ancora altra, speriamo bene. Iniziativa, perché qui non c'entra il colore politico, non c'entrano altri schieramenti, c'è da solo la sicurezza di Lucera che deve essere in primo piano su tutto. E per questo abbiamo accettato l'invito dei giovani democratici di Generazione Futuro. Ci siamo aggregati a loro e stiamo dando una bella mano, insomma, nella raccolta delle firme.